שלום לכם, קריבי, שבוע טוב. עוד שמתרשם מסתכל מסכת סוטה, דף כ"ט, יוני ציאמו דלה קווינטיצ'זימה ריגה דה סופרה. אמר רב גדל אמר רב, דבר שיש בו דעת להישאל ואין בו דעת להישאל, לדיפרנציה התראה, איכה זו כסיפור קדר כל עולם למנדה, הכל כונו פרישים לא נספוסתא, פרישים לסוטה, איסיפור קדר סא אין פורה פורנו. ובין, אין פורטה סא la crediamo o non la crediamo, semplicemente se c'è questa possibilità di ricevere una risposta, oppure se per esempio un animale, non si può chiedere un animale se c'era un problema di impurità. Questo viene derivato mai kranavka dal seguente verso, e la carne di un sacrificio che tocchi qualsiasi cosa che è impura non può essere mangiata. E ciò, e da ciò si può dedurre che vadate a me udlo yachel ha safek tame e safek tor yachel, una cosa sicura che è impura non si può mangiare, ma una cosa che riguarda la quale c'è un dubbio, quella sì si può mangiare. E ma seifa, e la continuazione del verso dice basar kol tor yachel basar, ma riguardo la carne pura ogni persona pura può mangiare carne pura, e perciò si può dedurre da ciò il contrario, tahor hudi o halvasar, solo la persona che è senza alcun dubbio pura può mangiare carne pura di sacrifici. Naturalmente carne di sacrifici sempre deve essere pura. Però se c'è un dubbio riguardo alla carne, non la può mangiare. Adesso vediamo che c'è una contraddizione tra questa interpretazione di questi due versi. Perciò bisogna dire la Rashomina, bisogna dire Kanshi Eshbo da Adishel, Kanshi Embo da Adishel. Un caso quando c'è una persona è impura, quella persona che alla quale potremmo chiedere una domanda, mentre invece nel caso quando la carne è impura, bisogna dire che si tratta di un caso quando è un oggetto al quale non si possono chiedere domande. Perciò vediamo che ci sono queste due possibilità. E adesso la Gemara spiega che veitzich drav gidl amarav veitzich migmar misota, se occorrono entrambi gli insegnamenti, sia di drav gidl amarav, di questa differenza che abbiamo appena detto, kanshi es bodat tishel, kanshi bodat tishel, e anche l'insegnamento di Sotà che abbiamo studiato, che Safek Tum'a Bishut Rabim Taor e Safek Tum'a Bishut Yachid Tame. Perciò dice Gemara, dimmi Rav Abba Amina ben Bishut Yachid ben Bishut Rabim, e avremmo potuto dire che la stessa legge che è sempre Tame, che se c'è un dubbio Bishut Rabim e anche Tamè, perciò è necessario il Sechmigman mi Sotà, perciò è necessario l'insegnamento di Sotà per insegnarci che Bishut Rabim è Tahor. Vimi Sotà, se avremmo studiato solo la Sotà, a Bamina avremmo potuto pensare Adika, Dat, Nogia o Magia, e che ci vogliono entrambi l'intelligenza, diciamo, le due cose, sia di colui che tocca e di quello che viene toccato. E perciò viene a insegnare che non è così, che è sufficiente uno di due e non ci vogliono tutti e due, perciò sono necessari entrambi gli insegnamenti. La Mishnah ha detto Boba Yom Darash Rabbi Akiva Bechol Kli Cheres. Rabbi Akiva vuole insegnare che un insegnamento particolare, che anche ciò che è Chulin e può ricevere la Tum'a, l'impurità del terzo livello. Okay. Prima di continuare adesso, facciamo una cosa, io vi dico un po' di regole, un po' di insegnamenti, affinché questa sughia sia più facile capire. Adesso, la legge è che carogne degli otto rettili menzionati in Torah
sono chiamati Avatuma, e i quali possono rendere impuri non solo persone e utensili, ma anche cibi viventi. Persone e utensili possono essere al massimo il primo livello di impurità. Ci sono, penso che tutti sappiate, che c'è un morto, una persona, un ebreo, e c'è una disputa se anche goim, comunque mettiamo solo ebreo, e aveva tatuma, e poi quello che lo tocca diventa avatuma. Ma anche colui che ha un'impurità, di Zav Zava e Yoledet e Metzora anche hanno l'impurità di Avatuma. E poi c'è Rishon Tuma, Shinim Tuma, Shlishi Tuma e Revi Tuma. Adesso vedremo tutti i casi. E persone e utensili possono essere al massimo, scusate, il primo livello di impurità. Cibi e bevande Hulin. Hulin vuol dire che non ha nessuna, che sono profani. E Maser Sheni ha un po' di santità, ma non troppo. Possono essere al secondo livello, però Maser Sheni, se impuro, non può essere consumato. Un utensile reso impuro da una carogna di uno di tali rettili è chiamato primo livello di impurità e può rendere impuri solo cibi e bevande. Tali cibi e bevande sono resi impuri al secondo livello, ma non possono rendere impuri altri cibi o bevande al contatto se sono hulin. Secondo Rabbi Yohanan ben Zakkai, mentre secondo Rabbi Akiva, sì. E tranne terumah, terumah che è resa invalida al terzo livello e quindi vietata di essere mangiata. E se tocca cibo santificato che deve essere consumato, esso viene reso invalido al quarto livello e quindi non può più essere mangiato. È importante a questo punto sapere la definizione di essere reso impuro, e ciò significa che tale cibo oppure bevanda può a sua volta rendere impuro un altro cibo. Però se giunge all'ultimo stadio che non può più rendere impuro un altro cibo, per definizione tale cibo o bevanda non è chiamato invalido, ma bensì nifsal, cioè è reso invalido. Questa è una definizione, è bene sapere perché incontriamo questo spesso adesso. Cioè, se non può rendere qualcos'altro invalido, è chiamato, scusi, qualcos'altro impuro, allora è chiamato invalido. Però se può trasmettere l'impurità a un'altra cosa, allora è chiamato impuro, tamè. Però secondo Rabbi Akiva, cibi e bevande che furono resi impuri al secondo livello possono sì renderli invalidi al terzo livello e quindi sono hulin invalidi. Questa è l'opinione di solo di Rabbi Akiva. È importante enfatizzare che ogni volta che menzioneremo hulin ci riferiamo a Maaser Sheni, poiché è evidente che uno può mangiare hulin anche se hulin è impuro. Hulin vuol dire che è profano, ognuno può, tutto può essere profano e tamè è impuro e non c'è nessun problema di mangiarlo. Tutta la discussione qui quando la Gemara menziona hulin si riferisce a Maaser Sheni. E vedremo più avanti il significato, che diventerà più chiaro. Un utensile fatto di terracotta ha una legge diversa, e poiché è reso impuro da uno degli otto rettili, naturalmente si intende sempre morto, naturalmente, che entra nel suo spazio aereo anche senza toccare la parte interna della parete. E esso è reso impuro al primo livello, poiché tale rettile, come abbiamo già menzionato, è avatuma e rende l'utensile impuro al primo livello, e ogni cibo in esso contenuto è reso impuro o invalido, secondo l'opinione. È reso impuro
al secondo livello di Tumah. E colui che era Zav, gonoroico, oppure una donna Zavah, oppure una partoriente che era impura, oppure un Metzorah, e questi sono quattro casi di una persona che è Avatumah e causa un'afflizione, e la ragione è perché ha un'afflizione corporea, oppure fuoriesce un liquido dal proprio corpo. Oppure una persona che viene a contatto con un morto, abbiamo già detto che diventa Avatumah. E dopo che si sottomettono alle relative procedure di purificazione e dopo che si immergono in Mikveh, sono chiamati Tvulyom e necessitano Erev Shemesh, cioè devono attendere che tramonti il sole affinché purificarsi ulteriormente. Ed in tal caso una tale persona può consumare Maaser Sheni puro. Però se Cohen non può mangiare Terumah e non può neanche toccarla perché la rende impura, e dopo che tramonta il sole, se è un Cohen ha il permesso di mangiare Terumah. Indubbiamente vi ricordate la prima Mishnah dell'inizio di Masechet Berachot che inizia con Mevatai Kurim Kriyat Shema Be'arvin Bishah Shakohanim Nechassim Lechol B'Terumatan, che uno può recitare Kriyat Shema di Arvit dopo che i Kohanim entrano a mangiare Terumah, si intende i Kohanim che erano impuri e che attendevano che tramonti il sole. E di offrire sacrifici relativi. Allora è chiamato, cioè colui che già tramontò il sole, è chiamato Mechusar Kippurim, che gli manca una cosa ancora, che deve offrire i sacrifici relativi, ogni caso secondo quello che deve offrire. E in questo caso può mangiare Terumah, ma non può mangiare e né può toccare carne di sacrifici. Dopo l'offerta di sacrifici è completamente puro e può mangiarne carne santificata senza nessun problema. Anche un utensile impuro che deve essere purificato nel mikveh, dopo che fu immerso nel mikveh, anche deve attendere che tramonti il sole ed è anche chiamato Tvolio. E se tocca a Terumah la invalida. Questo adesso quello che segue è il nocciolo di questa sughia. Ciò che è impuro al secondo livello di impurità, se tocca a Terumah la rende invalida al terzo livello. Abbiamo detto che è invalida e non è, e non rende impuro, abbiamo detto, poiché non c'è un altro livello più basso di ciò. Oppure, secondo un'altra opinione, che questo terzo livello stesso toccò Kodashim e li rese impuri al quarto livello, oppure che tocca Kodashim e li rende impuri al terzo livello, e se quella carne a sua volta tocca un'altra carne santificata, la rende invalida al quarto livello. La legge della Torah è che un utensile impuro, che è Tevulyom, che rende invalida la Terumah. Ciò si può dedurre anche che una persona che è Tevulyom anche rende la Terumah invalida. Questo è lo studio dove si impara che un Tevulyom, una persona che è Tevulyom, che rende la Terumah invalida. Si impara da un utensile che questo lo dice la Torah, un utensile che è Tevulyom, che rende la Terumah invalida. Abbiamo detto non è impura, ma ho detto invalida, ma è la stessa cosa comunque. Spero che è chiaro. Adesso Rabbanah vuole capire ciò che ha detto Rabbi Yochanan. Machar de en lo, e siccome la Terumah, che è adesso è Shlishi, al terzo livello, e non ha un verso, abbiamo detto, Rabbi Yochanan ha detto, Rabbi Yochanan Zakkai ha detto che un pane, diciamo, e che rende Terumah al terzo livello. Io Rabbi Yochanan ha detto, Rabbi Yochanan Zakkai ha detto che però una futura generazione non insegnerà così. Adesso la parola di questo. Ma Hardenlo, siccome la Terumah che resa impura al terzo livello, che non ha un verso, che è resa pura
Temea, perché questo lo impara, che Temea lo impara da Kal Vahomer, ma non dal verso. Allora, perciò chiede l'ama Temea, per quale ragione Temea? Amar viuda marav, mi atterrà ello, mi tinka Vahomer yeslo. Veramente non c'è un verso che insegna che la Trumah è Shilishi, al terzo livello. Non c'è un verso che dice così, però si può imparare da Kal Vahomer. Umat Vulyom, adesso dice Kal Vahomer, Umat Vulyom, che un Vulyom, che Shemutar Vulyom, che può mangiare, abbiamo detto in questo caso quando Gomorra dice qui Vulyom si intende Maser Sheni, però possiede Trumah, però rende invalida Trumah, anche abbiamo detto anche toccandola, non solo mangiandola, non può mangiare Trumah. Kikar Sheni, una pagnotta che è al secondo livello di impurità, Shepasul Becholin, che non può essere mangiata a sé, e anche Maser Sheni, e Nodinci a sé Shlishi Vitruva. La maggior ragione è che questa pagnotta possa rendere la Trumah Shlishi. Perciò vediamo che la Trumah può giungere al livello di Shlishi. Ma dice Agmarà adesso, ma veramente si può confutare ciò? Ikar Mifrach, Malet Vulyom, Shekhen Avatumah. No, non è così. Dice Agmarà, no, il caso, non possiamo paragonare il caso di Tivulyom. A proposito, vorrei suggerire, siccome questa è una sughia un po' impegnativa, è bene ascoltare queste leggi un'altra volta, almeno ripassarle una o due volte, per essere già abituati a questi termini, a questi concetti, perché sennò sarà difficile seguire questa gola, perché è abbastanza impegnativa. Zizia Kmara, come abbiamo detto, Ikal Mifrach, che Tvulyom è diverso, non si può paragonare a Tvulyom, poiché Tvulyom ha la caratteristica che era Avatumah all'inizio, benché adesso Tvulyom si è purificato, si è immerso nel mikveh e non ha più l'impurità originale che aveva prima, cioè Avatumah, però comunque possiamo dire che il suo caso è diverso dalla pagnotta che è Sheni, che fu resa Sheni toccando Rishon Tumah. O se era, per esempio, vediamo più avanti, se c'è un utensile di terracotta nel quale c'era dentro, diciamo, la pagnotta, e entrò sul spazio aereo un rettile, uno di questi 8 rettili, allora il rettile Avatumah rende l'utensile di terracotta Rishon Tumah e la pagnotta diventa Shili Tumah. Però, siccome originariamente la Tumah di Tvulyom era rigorosa, e questa è la ragione che non può mangiare Trumah. E benché l'impurità di Tvulyom fu attenuata dalla sua immersione, ma una pagnotta che toccò un Rishon e diventò Sheni, a Tumah però non fu mitigata dall'immersione, e perciò non è così potente per rendere la Trumah impura al terzo livello. Questo è quello che dice la Gemara. Come non puoi paragonare Tvulyom a una pagnotta che è Sheni. Dice la Gemara, allora facciamo un'altra cosa. Impariamo invece di Tvulyom, di uno dei casi, abbiamo detto, come per esempio o uno che toccò morto, o uno che era un Zav, o Zavà, o Yoledet, o Metzorah. Impariamo invece che tutti questi casi era Avatumah. Impariamo invece il caso di uno che diventa Tvulyom, che toccò un Sheret, uno di questi 8 rettili, perché il rettile è Avatumah, è quello che lo tocca, diventa Rishon Tumah.
E adesso non si può dire che originariamente aveva l'impurità di Avatuma, perché non ne aveva, aveva Rishonatuma, perché Avatuma era il rettile, non lui. Allora impariamo dal caso, di questo caso. E allora non c'è questo problema che abbiamo detto prima, che la Gemara ha detto che non possiamo paragonare a Tvulyom, che aveva originariamente la Tumah di Avatumah. Dice la Gemara, il Malit Tvulyom di Sheretz, non puoi comparare con il Tvulyom di Sheretz, del rettile, Shekem bimino Avatumah, poiché il Tvulyom sia di una persona, sia di un utensile, ha nella sua categoria esiste Avatumah. Benché questo stesso caso del Tvulyom di Sheretz non c'è, però in questa categoria c'è Tvulyom di Avatumah. E allora non puoi paragonare affatto con il caso di Tvulyom. Mentre invece il caso della pagnotta non ha mai la possibilità di avere il caso di Avatumah. Spero che sia chiaro. Ma dice, non puoi paragonare col caso di Tvulyom, anche se De Sheretz non è Avatumah, perché nella categoria di Tvulyom esiste anche il caso di Tvulyom che era Avatumah. Rispondiamo ora. Possiamo portare il caso di un utensile di terracotta che, benché non diventa mai Avatumah, però trasmette la Tumah, l'impurità. Cioè, benché un Kli Cheres, un utensile di terracotta, non può diventare Tumah, però può trasmettere l'impurità. E perciò non dipende dal fatto che Avatumah. Avatumah non dimostra, perché vediamo che anche un utensile di terracotta può trasmettere l'impurità. Risponde Gemara, no, non puoi e portare dimostrazione da Kli Cheres, da un utensile di terracotta, poiché male Kli Cheres shekel metamem avirò. Siccome un utensile di terracotta ha questa caratteristica, come ho detto, che se entra un rettile nello spazio aereo senza neanche toccare le pareti di questo utensile, diciamo un'anfora di terracotta, anche se diciamo il rettile è sospeso a un filo, ma se sta nello spazio aereo dell'utensile, allora tutto ciò che c'è in utensile diventa impuro. Perciò anche se c'è una pagnotta dentro, anche diventa impura. Perciò non puoi paragonare e portare in dimostrazione da un caso di un utensile di terracotta, poiché è diverso, perché ha una legge particolare, che ha questa legge particolare che rende impuro nello spazio, e perciò non puoi dimostrare con ciò. E perciò dobbiamo dire che anche una pagnotta che è sceni, che è al secondo livello di impurità, che rende qualcosa impuro, benché non può diventare un av, poiché trasmettendo l'impurità non dipende dal tipo di oggetto che è. E perciò non possiamo portare una dimostrazione, come ho detto, dall'utensile di terracotta. Risponde Gemara, Tvulyom Yochiach. Possiamo sì dimostrare da Tvulyom, poiché benché Tvulyom non può
trasmette impurità per mezzo del suo spazio aereo. Naturalmente una persona non può. E utensili che sono soggetti anche all'impurità e che sono soggetti alla legge di Tullio, ci sono utensili che si chiamano kleshetef, per esempio utensili di legno o di metallo si chiamano kleshetef, che possono essere resi. Un utensile di terracotta non può mai essere reso puro, non può essere purificato mai. Una volta diventato impuro, deve essere rotto. Ci sono dei casi che, dopo che fu rotto, diciamo, fu incollato, c'è una disputa se torna a essere impuro oppure no. Comunque, lasciamo questo soggetto adesso, che non fa parte del nostro studio. Però, kleshete sono oggetti, utensili di metallo e di legno, che ricevono impurità anche avendo contatto dalla parte esterna dell'utensile. Non solo la parte interna, come un utensile. Ah, e utensili kleshetef vengono resi impuri solo con vero contatto, non che qualcosa entra nel loro spazio aereo. Però un utensile di terracotta non può mai diventare tullion, poiché non può mai essere reso puro. Come ho detto, una volta che è reso impuro, rimane sempre così, per sempre, finché viene rotto. Comunque, un utensile che non è di terracotta è un tullion. E rende impuro, come ho detto, per mezzo di contatto fisico. Perciò vediamo che la possibilità di rendere impuro non dipende dal fatto che se può rendere impuro oppure no, perché anche abbiamo detto come un utensile cliché, utensili di legno e di metallo anche possono rendere impuri, e perciò possiamo dire che una pagnotta che è resa chenille al secondo livello di impurità, che benché non può trasmettere l'impurità per mezzo del suo spazio aereo, però comunque può trasmettere l'impurità a mezzo di contatto, e perciò non possiamo portare una dimostrazione dall'utensile di terracotta. E perciò, così come utensili non vengono resi impuri per mezzo del loro spazio aereo, ma comunque diventano impuri, come ho detto, e clescete diventano impuri, perciò diventano tvuleyom dopo che vengono immersi, e quindi e rendono qualcosa impuro, e benché, come ho detto, e non dallo spazio aereo, così ugualmente anche una pagnotta anche non può, non, benché non rende impuro dallo spazio aereo, perciò non si può dimostrare da quello. Perciò dice Gemara che Bechazaradin, possiamo sempre portare una dimostrazione per dire che una cosa non viene applicata all'altra. Ognuno ha una sua caratteristica, ognuno ha una certa rigorosità, un certo aspetto di rigorosità che manca nell'altro. Cioè, nuovamente, Tvulion non può essere reso impuro dal suo spazio aereo. E un clicheres non può essere reso puro, non può essere purificato come utensili di legno o di metallo. Lorei zekrise, velorei zekrise. La caratteristica di ciascuno è una caratteristica particolare, e perciò non possiamo derivare da ciascuno separatamente. Però possiamo derivarli se li mettiamo assieme e li combiniamo assieme, a Tzad HaShaveh Shebaem. Però se utilizziamo le due
caratteristiche di ciascuno separatamente, le mettiamo assieme, allora possiamo sì utilizzare entrambi, e perciò la caratteristica comune tra i due è che Shemutalim Becholin o Poslim Betruma, che sono permessi, che si sono puri, sono permessi come Maaser Sheni, però rendono Truma impura, si diventano impuri. E perciò Kol Sheken Kikar Sheni, a maggior ragione una pagnotta che se è Sheni, Poslim Becholin, che rende impuro nel caso di Cholin come Maaser Sheni, di Poslim Betruma e può rendere Truma anche impura. E perciò questa è la ragione che Rabbi Yochanan ben Zakkai disse che Sheni può rendere Shlishi in Truma, cioè Truma può diventare impuro al terzo livello di purità, e che è più Tameh di Tvulyom. E dice Rabbi Yochanan, Vedor acher parech, e veramente una futura generazione potrebbe dire che non è così, poiché potrebbero dire, Marat tzad ha-sheveh she-bahem, she-kesh bahem tzad chamur, poiché direbbero che non andiamo secondo le caratteristiche diverse di ognuno separatamente, dovrebbero, perché direbbero così, siccome ognuno ha una caratteristica particolare, che ha un aspetto rigoroso, allora forse dovremmo considerare che ognuno separatamente ha un aspetto rigoroso, e perciò il terzo caso della pagnotta, che è un caso diverso, l'aspetto rigoroso e la pagnotta è diverso, perciò non possiamo derivare da questi due casi che hanno due aspetti diversi di rigorosità. E perciò ci vorrebbe, sarebbero d'accordo solo se le caratteristiche del Tvulyom e del Klichere sarebbero uguali, ma siccome le caratteristiche sono diverse, perciò direbbero che non possiamo derivare da ciò, che Sheni, una pagnotta di Sheni, renda Truma Shlishi. Essenzialmente ciò che dice Gemara qui è che il caso della pagnotta non dimostra che c'è, non abbiamo trovato nessun aspetto di rigorosità in questo caso, è quello che vuol dire, come mentre nel caso di Tulium abbiamo rigorosità che metame beabatuma, il caso delle utensile di terracotta che rende impuro per mezzo dello spazio aereo. Dice Akmarà che Rabbi Yochanan ben Zakkai, tzad chamur lo parir. Rabbi Yochanan ben Zakkai non confutò questo argomento in base a rigorosità. Cioè che se non hanno un aspetto di rigorosità in comune, cioè che benché non hanno un aspetto di rigorosità in comune, lui dice che si può sì derivare quello che dice come una cosa. Tania, abbiamo studiato in ebraica, Amarabi Yossi, Minai Nervi Be Kodesh Pasul, da dove sappiamo che diciamo carne non è sempre carne, può essere Kodesh, può essere anche farina per esempio, che diventa impuro al quarto livello di impurità, vedino, che si potrebbe dire un kalvachomer, a maggior ragione. Ma Mechusar Kippurim, abbiamo già menzionato, Mechusar Kippurim è colui che già si purificò nel Mikveh, tramontò il sole e adesso può già mangiare Trumah, però non può mangiare Kodashim, carni di sacrificio.
che deve attendere all'indomani per offrire i sacrifici. Perciò dice, ma Mechusar Kippurim, Shem Mutar Bitrumah, così come un Mechusar Kippurim che può mangiare Trumah, Pasul Bakodesh, che però non può mangiare, diciamo, cari sacrifici, e ciò dimostra che il cane sacrificio è più rigoroso, Shishi Pasul Bitrumah, e perciò il terzo livello che rende Trumah impuro, e come abbiamo detto il Kavachom precedente, e no dino usci a essere vivo Kodesh, non è forse logico che lui porti al quarto livello di qualcosa che è santificato? Dirlo in altre parole, siccome Mechusar Kippurim può mangiare Truma, mentre Sheni rende Truma invalida, perciò Sheni è più rigoroso di Mechusar Kippurim. Perciò se Mechusar Kippurim non può mangiare un sacrificio sacro, a maggior ragione che Sheni rende un sacrificio sacro, Revi'i, che deve essere sempre un livello più alto di Mechusar Kippurim. E perciò, Velamadnu Shlishi le Kodesh Minat Torah, Urvi'i Mikal Vachomer. Abbiamo imparato Shlishi da Minat Torah e Revi'i da Kal Vachomer. Shlishi le Kodesh Minat Torah Minana, dove sappiamo Shlishi Minat Torah, Dichti, poiché è scritto, Vabbasar Shiga Bechol Tavero Yachel, e che la carne sacra che tocca qualcosa che è impuro non deve essere mangiata perché diventa impura. Vilo askinan de nagav sheni, forse diciamo che si tratta del caso che toccò sheni, perciò diventò vietata. Vemar rahmana lo yachel, e siccome la Torah dice che non può essere mangiata, perciò diciamo che sheni rende la carne impura, e revi perciò deve essere un livello più alto, perciò shlishi. E Revi, impariamo Revi e Mikal Vachomer, dalla logica come abbiamo appena detto, Kedamaran, come abbiamo appena detto. Amar Rabbi Yochanan, Tam Beribi e Niyodeh Mahu. Ciò che disse Rabbi Yossi adesso, che era il saggio, più grande saggio della generazione, questa è una Ribi, Beribi è un'espressione, come per dargli onore, che era il più grande saggio. Sarei Ciuvato Bezzedò, poiché la sua confutazione è contenuta in ciò che lui disse, ciò che lui stesso disse, poiché il suo Kal Vachomer respinge ciò che abbiamo detto, e cioè Ocher Abba Mechmat, adesso spiega, Ocher Abba Mechmat Vulio Miuchiach. È il caso di un cibo che diventò impuro a causa di Tvulyom, e questo è importante da menzionare, che Rabbi Yochanan dice che siccome Rabbi Yossi non apportò il caso di Tvulyom, apportò invece menzionare solo il caso di Mechusar Kippurim, perciò ciò dimostra che la sua dimostrazione non è valida. Adesso mi spiegheremo più approfonditamente. Perciò, Ocher Abba Mechamat Vulyom Yochiach, che un cibo che diventò impuro per mezzo di Tvulyom, ciò dimostra, lo può dimostrare, poiché Shepasul Bitruma, poiché è reso impuro, che rende impuro Truma. Venosse reviva così, però dice Rabbi Yochanan, dice che non rende impuro Revi, come disse Rabbi Yossi. Poiché Rabbi Yochanan dice che benché un Mechusar Kippurim che può mangiare Truma non può mangiare Kodesh,
E non è forse logico che un cibo che fu diventò impuro per mezzo di Utvulyom, nel caso come il caso di Terumah, indubbiamente non dovrebbe rendere un cibo Kodesh, Revi, quarto livello. E perciò dice, siccome Rabbi Yossi stesso non dice questo Kal Vachomer, ciò dimostra che la sua logica è errata. Netanya adesso dimostra che ha messo una priorità Abashul Omer Tvulyom Tchila Le Kodesh. Un Tvulyom è l'inizio di Kodesh. Adesso la Gemara lo dimostra. Netanya perché ha messo una priorità Abashul Omer Tvulyom Tchila Le Kodesh e Tamei Shnai Milipsal Chad. Cioè se un Tvulyom secondo Abashul è considerato sempre al primo livello di Kodesh, cioè Rishon, sempre il primo livello. E perciò se tocca qualcosa che è Kodesh, un sacrificio, lo rende secondo livello, Sheni. Adesso se questo, diciamo, pezzo di carne che diventa Sheni, tocca un altro pezzo di carne, quell'altro pezzo di carne diventa adesso Shlishi, terzo. E se quel pezzo di carne tocca un'altra volta un altro pezzo di carne, quell'ultimo pezzo diventa Revi, quarto. Perciò abbiamo, dice qui, le Tamei Shnayim Velipsal Echad. Se vi ricordate abbiamo detto che ogni cosa che può rendere qualcos'altro impuro è chiamato le Tamei, per rendere impuro. Mentre invece se è all'ultimo stadio e non diventa, non può trasmettere l'impurità a un'altra cosa, è chiamato invalido, Lipsol, Pasul, ma non è considerato Tamei. Perciò le Tamei Shnayim Velipsal Echad, cioè come ho detto il primo, come ho detto Tvulyom, che è Rishon, rende il pezzo di carne Sheni, uno, e poi questo pezzo di carne rende un'altra cosa, un altro pezzo di carne Shlishi, sono due, quello che dice qui, le Tamei Shnayim, per rendere impure due cose, Velipsal Echad è il terzo, è l'ultimo, il terzo, e diventa Revi, diventa il quarto livello di purità che abbiamo detto che è definito che è invalido ma non è definito che è impuro perché non può trasmettere impurità a un altro pezzo di carne. Rab Meir Omer metame echad o posed echad che può Tvulyom può rendere qualcosa che è Kodesh impuro e perciò se tocca qualcosa che Terumah oppure Kodesh lo rende Shlishi, terzo. E adesso se questo pezzo di carne che è Shlishi tocca un altro pezzo di carne diventa Revi, quarto. Perciò dice Metameh Echad Poser Echad. Perciò il secondo rimane a Meir. livello di Sheni. Perciò se tocca Terumah diventa Shlishi e finisce lì. Oppure se tocca un pezzo di carne, sacrificio, diventa Shlishi, e adesso quel pezzo di carne tocca un altro pezzo, diventa Revi. Perciò quello che dice, le Tamei Echad, ve le Uposel Echad, le Tamei Echad, cioè Posel Echad si intende la Terumah, e Metamei Echad il primo pezzo di carne che tocca che rende l'altro pezzo pasul, il quarto livello di impurità. Vachem omrim, kshem sheposel ochrei truma umashkei truma, kach posel ochrei kodesh umashkei kodesh. Mentre invece i chachamim dicono che Sheni che toccò truma lo rese invalido perché finisce lì. Mentre invece ci toccò Kodashim, un sacrificio, lo rese Shlishi, e poi quel pezzo, toccò un altro Kodashim, un altro pezzo di sacrificio, diventa Revi. Mentre invece, riguardo a Tvulyom, dicono questi Chachamim, che Tvulyom è un'altra categoria,
che è un livello di impurità più basso di Sheni. E perciò anche Kodesh non rende, non metame, non rende impuro che può nuovamente giungere alla quarta posizione di impurità, ma bensì rimane come Trumah, rimane a terza impurità, terzo livello di impurità, e non scende ancora di più, quarto, poiché secondo questi Hachamim Tvudom è un livello di impurità più basso di Sheni, perché si è già purificato nel Mikveh. E perciò è chiaro perché Rabbi Yochanan dice che Rabbi Yossi è d'accordo con questi Hachamim, perché loro dicono che Tvudiom non può giungere a livello di quarta posizione di Kodashim. E perciò Rabbi Yossi ha dovuto fare ricorso a trattare solo il caso di Mechusar Kippurim, e non trattare il caso di Tvulion, che sarebbe un caso più semplice, più elementare. E Matkev l'Arapapa, l'Arapapa attacca questa posizione di Rabbi Yochanan e chiede: mi mai Rabbi Yosef che Rabbi Yochanan si vira lei? E dove sappiamo che Rabbi Yosef è d'opinione come Rabbanan? Dilma che Abba Shaul si vira lei, forse Abba Shaul. Forse Rabbi Yossi è come l'opinione di Rabbi Shaul, che fa sì e giunge al quarto livello di Kodashim. Damar le Tamishnai veli Sorechan. E veramente Rashi spiega che avrebbe potuto dire anche, chiedere anche che Rabbi Yossi, perché non forse Rabbi Yossi è anche l'opinione come Rabbi Meir. Veramente Rashi dice che non fa differenza. Ora Shabbaul, Abba Shaul o Rabbi Meir, più o meno è la stessa domanda. Risponde Rabbi Yochanan: Iskal kadadar ke Abba Shaul svero lei. Si potresti pensare che Rabbi Yossi è l'opinione come Abba Shaul? Leti le rvi bakodesh mocha shiva mechamat volion. Allora Rabbi Yossi avrebbe dovuto trattare il caso di Tulion e non di Mechusar Kippurim, e avrebbe detto, e avrebbe dovuto dire Kavachome così: o ma ochel haba mechamat vulyom dit vulyom gufe mutar vuchulein amarta ose rabbi bakodesh, che un cibo che divenne impuro e se fu toccato da un vulyom, poiché vulyom è permesso di mangiare maaser sheni, come abbiamo menzionato già parecchie volte, e tuttavia amata ose rabbi bakodesh, che rende carne di sacrifici rivi ochel, un cibo shilishi che divenne impuro poiché fu toccato da Sheni, già dice ochel shilishi abba mechamat Sheni, che è più rigoroso, che Sheni è più rigoroso di Tvulion, di Sheni Gufe Asulukhulim, poiché Sheni è vietato mangiare Maser Sheni quando uno è impuro. E perciò sarebbe logico, e non dice se riviva quello, a maggior ragione che dovrebbe far che dovrebbe rendere Kodesh rivi. E siccome Rabbi Yossi non disse così, questo Kavachomer trattò solo del caso di Mechusar Kippurim, perciò bisogna dire che lui è d'opinione come Rabbanu e Chachamim, che loro dicono che Tvulyom non rende Revi Bakodesh. E Rabbi Yochanan adesso vuole anticipare un attacco e dire: Vechitem Mishu di Ikar Mifrach. Veramente si potrebbe confutare ciò e dire male Tvulion Shekinavatuma. Questo è lo stesso tipo di domanda che abbiamo già, la Gemara ha già chiesto prima. E se si potesse dire che Tvulion originariamente era Avatuma,
perciò è più rigoroso. Ah, hay tirame cosas que por ejemplo, e perciò riguardo a questo io perciò dico, la Bibbia dice che io dico che Rabbi Yossi disse la sua legge di Shlishi che rende Revi'i del Kodesh solo del caso del Kusar Kippurim e non del caso di Tullium, come avevo già spiegato. Poiché, come Rabbanan aveva detto già alcune volte, che Rabbanan sono opinioni, che Tullium non rende Revi'i Kodesh, che poiché il Tullium già si immerse in Mikveh e si purificò parzialmente, perciò la sua impurità non è talmente grave, talmente rigorosa, che causi che Kodesh diventi Revi. Amaravasi Amarav, Beamrila, Amarabran, Rabbar Isi Amarav. Rabbi Meir, Rabbi Yossi, Rabbi Yeshua, Rabbi Elazar, Rabbi Eliezer, Kulo Sfiralu, De Encheni, Osei Shlishi Bacholi. E dice che tutti questi saggi, questi cinque Tanaim, sono dell'opinione che Sheni non può creare Shlishi in Chulin. Adesso spiego ogni caso uno per uno. Rabbi Meir, Ditnan, perché abbiamo studiato nella Mishnah. קולתו ביאת מים מדברי סופרים מטמא את הקודש ופוסל את התרומה ומותר בחולין ובמעשר. קולקוזה כאה פורה ביבליקמנטה פרו אה אימפורה מדרבנן רביניקמנטה רנדה קודש ציו קודש רנדה טמא אימפורו פרמזו די קונטטו e fa, rende Trumah anche veramente dice metà Kodesh che rende impuro che può trasmettere impurità e può essere Trumah e rende invalido la Trumah che non può più trasmettere impurità mutar be Hulin ve Maaser, però è permesso riguardo a Hulin e Maaser Sheni. E questo è riguardo all'impurità rabbinica che è permesso mangiare Maaser Sheni. E divrei Rabbi Meir, Ochrim Mosarim e Maaser, però Rabbanan dicono che non può mangiare Maaser Sheni. E siccome Rabbanan stanno parlando di una persona che è impura rabbinicamente, però gli permettono di mangiare Hulin. Però i saggi sono d'accordo che Maaser Sheni, che fu toccato a una persona impura rabbinicamente, che può essere mangiato. E perciò vediamo che Rabbi Meir, che lui è dell'opinione che Sheni non rende Shlishi nel caso di Hulin. Perciò vediamo che Hulin non può diventare Shlishi. Rabbiosi. Adamaran. Proprio se abbiamo già spiegato di imitei, perché se fosse così l'etere vivi tu mai chamishi ricordo secondo proprio sì, non possiamo dire che Hulin possa essere impuro al terzo livello, perché se fosse così allora dovremmo dire che Trumah, che è più rigoroso di Hulin, dovrebbe essere al quarto livello, e Kodesh, che è più rigoroso di Trumah, dovrebbe essere al quinto livello. Ma ciò non è possibile, perciò dobbiamo dire che giungere alla conclusione che anche Rabbi Yossi è la stessa opinione, che Hulin non può essere Shlishi. Rabbi Yeshua, Ditnan, abbiamo studiato che abbiamo studiato Mishnah, Rabbi Yezer Omer, Ochel Ochel Rishon Rishon, Sheni Sheni, Shlishi Shlishi, cioè uno che mangia un cibo che è Rishon, lui stesso diventa Rishon, e se mangia cibo che è Sheni,
lui stesso diventa Shini. E se mangia cibo che è Shlishi, lui stesso diventa Shlishi. Rishon Omer, Ochel Ochel Rishon, Ochel Shini Shini. Se uno mangia un cibo che è Rishon oppure Shini, allora lui diventa Shini, lui stesso diventa Shini. Oppure Shlishi, se uno mangia un cibo che è Shlishi, lui diventa Shini Bakodesh, Ben Shini Bitumah. Lui stesso diventa Shini riguardo a Kodesh, ma non diventa Shini riguardo a Truma. Becholin c'è la sua tratta Truma. Adesso, qual è il caso che uno possa diventare Cholin possa diventare Shlishi? Questo può accadere solo se è attratta Truma, cioè e se qualcuno vuole essere molto pio, molto rigoroso, cioè Kohanim che vogliono essere attenti quando mangiano Hulin, e siccome delle volte mangiano anche Truma, e perciò si possono confondere e potrebbero causare che la Truma diventasse Temea, impura, perciò stanno anche attenti quando mangiano Hulin di mangiarli stiamo molto attenti che il Hulin non diventino impuri, e perciò questo si chiama Altarat Truma, e perciò in questo caso dice Gemara che veramente esiste tale caso, però Altarat HaKodesh lo. Ma questo è un caso già estremo che lui non accetta che la gente siano così rigorosi di stare attenti anche di non mangiare chulin, perché potrebbero mangiare kodesh, cibi di sacrifici in stato di impurità. Ma questo lui non teme una tale evenienza. Perciò è solo il caso di Hulin, alterata Truma esiste, ma non Hulin normale. Alma, Pesavar, Enchin, Yosei, Shlishi, Hulin. Perciò vediamo che Rabbi Yoshua è dell'opinione che Sheni non può fare Shlishi, Hulin. Rabbi Lazar, Detania, abbiamo studiato la Breta. Rabbi Lazar, Omer, Shloshan Shavim. Tutti i tre casi sono uguali. Arishon Bakodesh, Vishivakulino Vishitruma, che qualsiasi Rishon, sia nel caso di Kodesh, sia nel caso di Hulin, o nel caso di Truma, Metameh Shnayim Posel Echad B'Kodesh, che rende due livelli di impurità, il terzo è Posel, come abbiamo già visto parecchie volte, che è l'ultima fase, che non può trasmettere impurità. Metameh Echad Posel Echad B'Truma. E però nel caso di Truma rende un livello di rende impuro che può trasmettere impurità, un po' se il secondo livello che lo rende invalido, un po' se e rende un livello di Hulin, perciò vediamo che un livello di Hulin diventa Shini ma non Shlishi, e già vediamo che anche il Ragazar è l'opinione che non può essere un livello di Shlishi in Hulin. Rabbi Eliezer, qual è il caso? Ditnah, che è stato in Mishnah. Rabbi Eliezer Omer, Chala nitanet min haTorah ala Tumea, Ketzad? Vi sono alcune leggi riguardo a Chala. Quando uno preleva Chala, deve prelevare un 24esimo di Challah, da una Challah che è pura, però se accade per errore che diventi impura, deve prelevare un 41esimo. Però se intenzionalmente causò che l'impasto diventi impuro, allora c'è una disputa, viene penalizzato e deve prelevare anche un 24esimo dell'impasto
impuro. Mentre invece Rabbi Eliezer è dell'opinione che no, deve creare un nuovo, deve fare un nuovo impasto e prelevare dal nuovo impasto che è puro anche la challah per l'impasto che è diventato puro, che lui ha causato che diventi impuro intenzionalmente. E come si può fare ciò? Che zad? Stai sot, achat urav, achat mea, se ci sono questi due impasti, uno puro e uno impuro, oterke del chala meisa, she lo urma chalata, prende un pezzo di chala dall'impasto, dalla quale non prese ancora chala, e lo mette. Adesso c'è un'altra cosa, un'altra legge importante da dire. E Chalà bisogna prelevare mina mukaf. Mina mukaf vuol dire che deve esserci laddove che è circondato, ossia che è accanto. Cioè, quando uno preleva Chalà, deve prelevare da un impasto, dall'impasto che sta proprio accanto a lui. Non può prelevare e Chevah se l'impasto è lontano. Ci sono opinioni che anche nella stessa stanza anche va bene. Comunque secondo l'opinione del Eliezer devono toccarsi, i due impasti devono toccarsi. Però se lui preleva l'impasto, la challah, dall'impasto che è puro e lo fa toccare all'impasto che è impuro, allora quell'impasto che è puro diventerebbe anche impuro. Perciò dice Rabbi Eliezer che prende venoten pochodmi kibitza baimza, che collega i due impasti, l'impuro e il puro, per mezzo di un pezzo di impasto che ha un volume minore di un uovo. E in questo caso, se è minore di un uovo, non trasmette l'impurità all'impasto che è puro, che tegli tomi la mukaf, affinché possa prendere dell'impasto puro che tocca, che si toccano. E dopo di ciò lui dichiara che è halà, prende halà. Qui il caso tratta che lui prende questo piccolo pezzo dalla challah pura, e questa è la challah, questo piccolo pezzo è la challah. Votiamo da Rachamim Osrim, però i saggi lo vietano. Vediamo subito perché. Betania Kabitza. Abbiamo sentito, c'è un'altra barità invece che dice che invece di prendere un pezzo di impasto per Chalà, meno di un uovo, prende un pezzo di impasto, anche uno, può prendere un volume anche di un uovo, secondo la Biblia. E Svarua, i saggi supposero che i Davidi Beisar Rishonah, qui si tratta che sia la Mishnah, che la barità tratta di un caso che l'impasto era impuro al primo livello di impurità. Bechulina tvulina chala lo kechala dama. E questa espressione, chulina tvulin le chala, vuol dire chulin, un impasto chulin, il quale contiene chala, ma che non è stato ancora prelevato, dalla quale lui deve ancora prelevare la chala. E perciò lui riprese l'opinione che questa challah, che benché contiene la futura challah, ma non è ancora considerata challah, e c'è da sapere anche, è importante questo, che challah ha lo stesso din come truma, esattamente lo stesso dinim. E abbiamo detto che truma è resa impura al terzo livello. Però questo impasto ancora deve
benché contiene il futuro, contiene la futura Halà, ma tuttavia è Hulin, non è Halà. E ciò, secondo ciò che ha detto l'Abiliese, questa breità, che è questo pezzo di impasto che ha un volume anche di nuovo e tocca, adesso gli ho detto che l'impasto impuro è il primo livello, questo pezzo di una, di Halà, del volume di una che bezza come nuovo, è il secondo livello. E il terzo impasto, che è l'impasto puro, rimane puro, vuol dire che il secondo livello non rende Hulin terzo livello. Questa è la dimostrazione di questa ebraità, che secondo l'Abiliese un secondo livello non rende Hulin terzo livello. E chiedermela, forse possiamo supporre che la disputa tra di loro è nel seguente: Marsavar Enchen Yosei Shlishim Bekulin, Marsavar Sheni Yosei Shlishim Bekulin, che secondo Rabbi Eliezer Sheni non crea Shlishim Bekulin, e i saggi invece dicono che Sheni crea sì Shlishim Bekulin. Amar Meri Bredra Bekanana De Kule Alma Enchen Yosei Shlishim Bekulin. No, tutti sono d'accordo che Sheni non crea Shlishim Bekulin. Beha Bekulin Hatvulin Chala Kamifrege. La disputa consiste in Hulin che contengono la futura Chala, che ancora non è stata prelevata. Marsava che Chala Dami, o Marsava che lo Chala Dami, che questo impasto è considerato come se fosse già Chala, perciò può essere reso impuro al terzo livello. E secondo la Bilesa no, non è considerato come Chala. Vibaita in un'altra possibilità, che la disputa consiste in De Kule Alma Hulin Atvulin Chala Lok Chala Dami. Tutti sono d'accordo che no, che l'impasto non è considerato come se fosse Chala. Vence ne osse Shlishi Bekulin, e tutti sono d'accordo, anche i Chachamim sono d'accordo, che Shini non rende Shlishi in Chulin. Ve'acha Bemuta Ligrom Tumah Lechulin Ve'erisei Kamifrige. La disputa consiste se è permesso causare la Tumah in Hulin, in Eretz Yisrael, Melechatchila, a priori. Marsavar mutar ligrom Tumah Lechulin Shebetz Yisrael, Marsavar asur ligrom Tumah Lechulin Shebetz Yisrael. Secondo Rabbi Eliezer, è permesso in questo caso, affinché per elevare la Chala dall'impasto impuro, è permesso rendere questo pezzo impuro, benché normalmente è vietato. È vietato rendere impuro impasto, rendere impasto impuro, mentre invece i Chachamim dicono no, che è vietato rendere impasto impuro in SSL, e perciò secondo questi Chachamim bisogna prelevare la Chala dall'impasto impuro separatamente. E per quale ragione è vietato causare impurità in pasti? C'è chi dice perché, come ho visto, qui c'erano Kohanim che erano attenti di mangiare Hulin Betara affinché si abituino di mangiare sempre in stato di impurità, per non mangiare, per causare una volta di mangiare Truma, sì, o in questo caso Hulin Betumah, oppure affinché non causare che ci sia una mancanza di cibo per coloro che sono, per i Kohanim, che mangiano Trumot e Challah. E la Mishnah disse: ho continuato tutta questa sughia in una volta, perché tutto è un'unica unità, per non scritolarla, non farla a pezzi, allora è difficile capire se avessi smesso nel mezzo, sarebbe stato più difficile a concentrarsi per capire questa sughia. E terminiamo il daf ormai. Bobbiamo, adesso è più facile. Bobbiamo dare la chiva. Lo stesso giorno che instaurarono, che Rabbi Ben Azariah diventò il Nasi,
il presidente, e dedussero parecchi studi. E anche quello che adesso abbiamo tratto alcuni insegnamenti. E dice la Mishnah che c'è una questione come interpretare i versi riguardo alla zona che circonda le città dei Levim, che in un verso si capisce che questa zona ha una larghezza di 1.000 cubiti, mentre invece da un altro verso si capisce che questa larghezza ha 2.000 cubiti. E ciò chiede, ebbe una disputa che secondo la Bechiva, lei, i 2.000 cubiti sono per instaurare la distanza di Tchum Shabbat, che sono 2.000 cubiti, mentre invece secondo i saggi questa è una zona che i Levim usavano per coltivare campi e vigne. Bemai capifreghe, in cosa consiste la disputa? Mal savar, come in d'oraita, mal savar, drabanan. Secondo Rabbi Akiva, l'opinione è che la legge di Chumim è biblica e perciò avranno questa zona di 2.000 cubiti per poter osservare questa legge che è rigorosa poiché è biblica, mentre invece secondo Rabbanan, secondo Rabbi Eliezer, il figlio di Rabbi Yossi Aglieli, l'opinione che il Tchumim è una legge rabbinica e perciò potevano usare questa zona per coltivare le vigne e per far crescere ciò che loro avevano bisogno per nutrirsi. Tanabaran, i nostri saggi insegnano la verità. Boba Yom, Dar Shabbat Kiva, Bishal Shalu, Israele Minayam. Quando gli ebrei passarono il Mar Rosso dopo che gli egiziani annegarono in esso, Matunem la Marshira, decisero di dire Shira, di lodare Hashem, di Ketzad Amrishira, in quella maniera, che Gedolam Makreta Alel, come un adulto che legge l'Alel per tutta la comunità. Venon i Mahara, adesso spiega. E loro rispondevano come i titoli dei capitoli, cioè Moshe Omer Ashir Hashem, Moshe diceva Ashir Hashem, Venon Brem Ashir Hashem. Moshe Omer Amar Ki Goga, Venonim, Venon Brem Ashir Hashem, ripetevano sempre Ashir Hashem, e così via. Rabbi Eliezer ben Osher Rabbi Yossi Aglieli Omer che Katana Makret Alel, come un minorenne che legge l'Alel per la comunità. Venon i Macharav Kol Mashi Omer, che loro ripetono tutto ciò che lui dice. Moshe Amar Asher Hashem Venomrim Asher Hashem, Moshe Amar Ki Goga Venomrim Ki Goga, e così via. Ogni volta che ciò che diceva Moshe Rabbeinu, loro rispondevano, ripetevano, Nehemia Omer, che sofer ha pures al Shema e Beta Knesset, e come un Chazan che recita le benedizioni prima del Shema nella sinagoga, Shupote Atchila, Benoni Macharav, che lui diceva prima e loro rispondevano. Mai che mi spieghi cosa consiste la disputa? Rabbi Akiva Savar Lemor Amilta Kamaita. Lemor si riferisce alla prima espressione, alla prima frase. E Rabbi Eliezer Rabbi Yossi Aglieli Savar Lemor a Kol Milta Milta, che si riferisce a ogni frase del canto. E perciò che ripetevano ciò che Moshe Rabbeinu diceva. Ve Nehemia Savan, Vaimro, Damor Kulu,
che tutti ripetevano assieme. E le mor, facciamo sempre questo, l'espressione le mor indica che Mosè diceva prima, e il popolo ebraico ripeteva assieme a lui. Cioè che quando lui diceva anche loro dicevano assieme, non c'era bene. Questo intende le mor, questa spiegazione le mor. Tana banan, non si tratta di una varietà della sciabria, sia glili. Bishasha lui seminayam, natmanem lo marshira, bikitsa lo marshira. Olay mutala birkei imo, bitinok yonek bishde imo. Kivan she ravut ha-shchina, olay likbiya tzavaro bitinok shamadda mipiv. Un bambino un po' più cresciuto, più cresciutello, che stava sulle ginocchia della madre, Betinocchi, un bambino che allattava, e quando videro la Shekhinah, il bambino alzò la testa, quindi via Zavarò, alzò il collo, intende, alzò la testa e guardò, Betinocchi e il neonato smise di allattare, Gambrù, Ezekiel Ivanveo, e dissero: questo è il mio Dio che io glorificherò. Shenemar piorim yonkim yetzarte oz, poiché il verso dice che nella bocca di bambini e di neonati hai stabilito la potenza. E Rabbi Meir Omer, minaccia filo ubarin shemei mana marushira, dove sappiamo che perfino feti disse Roshirà, Shenemar, poiché dice il verso, votiamo da, terminiamo già subito, Bimakrod Baruch Hu Elohim, Hashem Kol Yisrael, nelle assemblee, benedite Hashem, dalla fonte di Israele. E siccome qui intende fonte, si intende il grembo della madre, e perciò vediamo che gli ebrei, quando erano sul mare, dopo che si salvarono, persino i feti benedissero Hashem, Galo Hasu, ma non potevano vedere la Shekhinah che erano dentro i grembi. Amar Abitanchum, Keres Nasalaem, Kiaspeklaria Meiraverau, che i ventri delle madri diventarono come vetro trasparente, e perciò potete vedere la presenza divina. Aspeclaria è una parola, penso che è una parola, deriva dalla parola speculum, parola latina, che significa specchio. Penso che questa è la parola corretta, così mi sembra. Terminiamo qui e grazie per l'ascolto, che Dio vi benedica.